Non niente a che vedere col calcio, volevo sapere come hai festeggiato i 30 anni. No, normale, a casa con i bimbi c'era mio suocero, niente di che. Anche perché non ero tanto contento ad avere il 3 davanti, quindi ero abituato col 2 e adesso col 3 mi sento un po' più vecchietto. A parte gli scherzi, sono stato con la famiglia, normale. Semplice torta, tanti auguri a te, quasi. Senti, ma come ho detto, beh, però anche il numero dei gol che hai segnato del tuo record stagionale, se non erro, anche se l'altra volta li hai fatti in Serie B, ne farai ancora? Io spero di avere la possibilità di farne ancora. È sempre un bel traguardo per me, personale, perché comunque in Serie A 3 gol non l'hanno mai fatti, però siccome mancano tante partite, qualche altro ci sta. Senti, l'altra sera, dall'altra parte, rispetto a te giocava via Vianini. E rispetto a te, lui ha qualche problema in più a ingranare in questa posizione in cui deve coprire tutta la fascia. E, avendo una stazione diversa, vieni dalla difesa, lui viene dall'attacco. Ecco, come giudichi e gli puoi dare qui, tra virgolette, qualche suggerimento su come adattarsi a questo ruolo? Io credo che abbia, c'è sempre il mister comunque che gli spiega i movimenti che fa. Poi, secondo me, ha fatto pure una buona partita anche in fase difensiva. Poi sappiamo tutte le sue caratteristiche, sono quelle di offendere più di tutto, quindi non sono io a dire, però se il mister ritiene che può giocare anche lì, vuol dire che vede che può fare tutte e due le fasi. L'ultima domanda riguarda il campo della Roma. In carriera ci hai raccolto delle soddisfazioni, come sei andato? È un pari e poi non ricordo se altre partite ho fatto meglio di un pari, però penso proprio di no. E quindi è sempre stato un campo dove ho raccolto veramente poco, però spero che col Parma possiamo fare veramente una grande gara e di continuare questo percorso che stiamo facendo nelle ultime 5 partite. Alberto Valotto, ciao. Ti chiedo, oltre il pareggio prezioso, combattuto, conquistato, la partita con la Juventus dice anche che il Parma può competere alla pari contro una Viga, anche contro. No, secondo noi siamo una buona squadra dove dobbiamo mettere in campo tutto quello che ci abbiamo, cioè andare in campo e non camminare, correre più degli altri, e poi ci sono determinati giocatori nella nostra squadra dove hanno delle doti tecniche che tutti sanno e che possono fare la giocata quella giusta, però a prescindere di tutto quello che quando vai in campo devi dare il massimo. Contro la Roma, questa partita in trasferta, come si presenta, come la giudichi? Sarà una partita dura perché loro è una squadra dove fa del suo meglio il palleggio, dove mette lì e comincia a palleggiare per mezz'ora di fila e quindi è difficile magari andarla a prendere, però noi ce la metteremo tutte sicuramente, sempre per fare... Per dargli comunque del fastidio, un fastidio dove loro hanno dei punti deboli, cioè recuperare la palla e ripartire su. Tornando un attimo alla partita contro la Juventus, oltre al pareggio, che cosa ti è piaciuto di più del Parma? Cosa elogieresti? Ecco? Il fatto che la squadra ha affrontato la Juve in un modo comunque, secondo me, alla pari a livello di aggressività. Che se non sei aggressivo come erano loro, credo che ne usciremo con le ossa rotte. Che comunque loro è una squadra dove non ti lascia mai spazio, dove ti viene a prendere sempre con 3-4 uomini, sono bravi a recuperare subito palla. Noi siamo stati bravi a contenere il loro urto. E poi nel secondo tempo, secondo me, dove loro sono calati, siamo usciti con noi e abbiamo fatto una buona partita, secondo me lì è... Abbiamo avuto pure qualche occasione da fargli male. E il finale è stato un po' scoppiettante, diciamo così, polemiche che ancora oggi si sentono, dichiarazione addirittura un comunicato ufficiale del sito della Juventus. Ah, per quello quella della Juve l'ha fatta, noi non l'abbiamo fatto, quindi non sta a me giudicare, dire e fare. Tu eri in campo però, cosa è successo secondo te, gli episodi? Non lo so, da vedere, non so se c'era un rigore per noi o un rigore per loro, se l'arbitro ha ritenuto opportuno di non fischiare nessun tipo di rigore, la partita è finita così, poi l'arbitro è quello che ha deciso, non
siamo noi in campo o gli altri che stanno fuori a guardare, decidere se arriva o meno. L'arbitro in quel momento decide. Grazie. Ciao, buona giornata.